Siamo qui presso l'UTE, l'Università della Terza Età, e sono stato invitato in qualità di relatore a questo seminario sulla comunicazione efficace, l'importanza di come poter comunicare in modo efficace per affrontare quelle che sono anche le difficoltà del quotidiano rispetto ai disagi che noi viviamo. È un modo anche di prevenzione attraverso la psicologia del benessere e attraverso quelli che possono essere gli strumenti utili da acquisire per avere una migliore comunicazione, questo sia in famiglia che nelle relazioni anche sociali che noi abbiamo come nel quotidiano. Io sono stato invitato più di una volta per svolgere, diciamo, questi seminari come volontario verso l'UTE. E quindi abbiamo trattato anche argomenti sulla psicologia del benessere, la comunicazione efficace, come migliorare le proprie prestazioni psicofisiche, sulla meditazione, sul training autogeno e altre tecniche anche di counseling per migliorare. E sono stato invitato spesso presso l'UTE, l'Università della Terza Età, per svolgere dei seminari in merito a quello che sono le varie attività, diciamo, i vari percorsi di crescita, anche grazie alla Presidente Cosimato, che è la Presidente dell'UTE. Allora, io sono Giovanna Cosimato, sono la presidente dell'Università della Terza Età di Baronissi. L'università non ha la pretesa di essere un'università come quella dei ragazzi, dei giovanotti con la laurea, eccetera. Noi ci incontriamo per trattenerci, per ricordare un poco le cose che abbiamo studiato quando eravamo più ragazzi, perché noi diciamo che siamo non nella terza età, ma nella seconda giovinezza, e siamo un gruppo di persone, siamo circa 60 iscritti, e per tutto l'anno ci vediamo 2 volte a settimana qui nella mediateca del comune di Baronissi, e così facciamo delle discussioni tra di noi. Abbiamo un tema portante, quest'anno è stato il tema riguardava la memoria. E quindi abbiamo privilegiato questo tema, però anche altre tematiche che erano particolarmente interessanti. Abbiamo dei docenti di filosofia, dei docenti di italiano, docenti di scienze. Siamo stati anche all'Osservatorio Astronomico del Liceo Genuino di Cava dei Tirreni, dove abbiamo visto il passaggio di Mercurio sul Sole, e facciamo delle attività che sembrano abbastanza interessante. Giovedì prossimo saremo ospiti di Villa Campolieto a Portici, e poi andremo a visitare Ercolano, gli scavi. E lunedì prossimo, per festeggiare i 70 anni della nostra Repubblica, della nostra Costituzione, della Repubblica più che della Costituzione, ci sarà il professore Conte dell'Università degli Studi qui di Fisciano, che ci intratterrà presso l'auditorium della scuola media proprio sui 70 anni della nostra Repubblica. È una bella esperienza questa che noi stiamo facendo, è un bel gruppo di amici che speriamo si rinfortisca sempre di più. Sottoversione cristiana, però, certamente rivisto, rimodellato, ristrutturato, eccetera. Credo che può deviarci, o può essere sintomo di diabolico, eccetera. Sono a volte costruzioni oppure più sicure rispetto a una mente. Quindi una visione.